Emilio, come ogni mattina, beveva il caffè artigianale triestino e sfogliava per l'ennesima volta il manifesto, nostra Bibbia in cui crediamo profondamente. Poi prese il suo libro di poesie e andò a leggere nel parco la sua preferita. Ed è lì che la vide per la prima volta. Pensò fosse bellissima, con quella sua bicicletta rossa, rossa come la nostra rivoluzione socialista. E per inseguirla la raggiunse in questo bar, dove non era mai stato, e in quel momento gli appariva come un capolavoro del nostro compagno Renato Guttuso. E notò solo dopo perché corrotto dall'estetica e dal sentimento borghese, la figura del demonio. Non ci poteva credere, non gli sembrava possibile che lui fosse con lei. Ma tutto bene? Dai, non ti sarei mica spaventato per lui. Ma no! Mentì, credendosi rivoluzionario. Ma di cosa? Parlavano di letteratura. A lei piaceva D'Annunzio, ma piaceva anche Pavese e la timidezza di Emilio svaniva. Ma qualcosa comunque lo preoccupava. Il bersagliere ha 100 pene e l'alpino ne ha una sola. Il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Emilio, hai tradito! Ma tradito cosa? Hai tradito la rivoluzione! Il bersagliere ha 100 pene. Sacrificò il sogno cubano, il 68, i canti partigiani di Nonno Fiorenzo, la Bibbia di Carlo Marx. Camerata! Tutto questo non è ancora sufficiente! Si rese conto che non era turbato per la questione del nero, erano turbe d'amore. Emilio avrebbe voluto tenersene dentro, eppure perché non aprirsi a lei, alla sua bella? Sì, perché d'altronde, come diceva Antonio Gramsci, ogni movimento rivoluzionario, per definizione, è romantico. E divenne fascista per amore. Devo dirti una cosa. Anch'io devo dirci una cosa. Va bene, prima tu. Ho conosciuto un altro. Un altro? Si chiama Franklin. Franklin? Ma che è, americano? È texano. Ma alla fine gli americani arrivano sempre.